Ciao ragazzi, bentornati alle scimmie. Oggi vedremo un elemento che è la bestia nera di tanti crossfitter, anche di livello alto, il single dumbbell overhead squat. Un elemento difficile perché richiede mobilità di caviglia, stabilità toracica, mobilità a livello omerale, e per cui è un insieme di elementi che racchiude mobilità e stabilità. Molte persone non riescono a farlo, andiamo a vedere tutta la propedeutica per raggiungere single dumbbell overhead squat al meglio. Gli elementi che ci servono, gli attrezzi che ci servono in questo video sono un dumbbell, una loop band, una panca, un foam roller. Ci servirà il rig per agganciare i vari elementi. Il primo elemento sul quale lavoriamo è la profondità del nostro squat e la possibilità del bacino di andare avanti e shiftare. Questo ci permetterà di avere più verticalità nel movimento di dumbbell over squat. Uno dei problemi principali è questo: l'omero deve andare in flessione. Il problema, tra virgolette, è che quando andiamo in squat il tronco tende ovviamente a flettersi leggermente in avanti, per cui la mia flessione, se questa, più il tronco fletterà in avanti, più il braccio non sarà verticale. Quindi abbiamo veramente bisogno di tanta mobilità. Se non c'è questa mobilità, la compensazione di questo movimento è generalmente questa: il braccio da qua va leggermente in abduzione, quindi andrà qua, ma il tronco associerà una rotazione in questo modo, per cui il braccio arriva in abduzione, l'atleta andrà in squat, ma per permettere all'omero di essere verticale andrà a fare questo, andrà a creare una rotazione. Quindi abbiamo due modalità di eseguirlo: chi ha a livello anche anatomico una predisposizione a poter mantenere il tronco verticale avrà sicuramente meno problemi, i soggetti che avranno questa difficoltà dovranno andare a compensare in questo modo. Però abbiamo bisogno a questo punto anche di rotazione toracica. Molte volte abbiamo una rotazione asimmetrica. Se ci fate caso, ci sono dei soggetti, magari è capitato anche a voi, che hanno più facilità a eseguire questo movimento da un lato rispetto all'altro. Questo può dipendere anche dalla rotazione, dalla possibilità del tronco di ruotare. Primo elemento sul quale andiamo a lavorare è questo: loop band. Infiliamo il corpo dentro alla loop band, l'elastico appena sopra l'osso trocanterico. Il trocantere è questa sporgenza che abbiamo a livello dell'anca, la posizioniamo qua, andiamo a creare tensione, l'elastico ci deve portare in avanti e poi dopo lo adatteremo, e andiamo in deep squat. L'elastico ci permetterà al bacino di avanzare permettendo alle ginocchia di andare oltre la linea dei piedi, per cui andremo a liberare quella muscolatura anche a livello pelvico che potrebbe essere corta e non ci permette di avanzare con le ginocchia oltre il piede. Aggiustiamo l'intensità, manteniamo la posizione, mani sulle ginocchia, estendo il tronco, mantengo e respiro profondamente. In questo modo, con la respirazione profonda, la cassa toracica andrà a creare mobilità e quindi andremo ad avere un vantaggio sia a livello delle spalle sia a livello della rotazione. Da questa posizione poi una mano a terra e vado a ruotare spingendo con questo braccio la coscia verso l'alto. Mantengo, torno, cambio, spingo la coscia, mantengo la verticalità del braccio e release. Mi raccomando, andate a scaricare dall'area riservata del sito lescimmie.net il PDF con tutto questa propedeutica, la progressione, l'esercizio, numeri di serie, ripetizioni e pause, in modo tale che possiate seguire al meglio questa progressione didattica. Ora che abbiamo lavorato con la loop sotto il trocantere, andiamo a liberare l'elastico e lo portiamo dietro la zona dorsale. Quindi siamo così, elastico dietro il dorso, ci portiamo posteriormente, deep squat, petto avanti, tronco retto. Anche qua andiamo a creare lateralità e verticalità respirando profondamente. Torno, e rilizio. Ora andiamo a prendere un dumbbell, usiamo un dumbbell abbastanza leggero, non esageriamo all'inizio. Ci posizioniamo sempre con la nostra loop, quindi siamo qua,
portiamo il corpo posteriormente, dumbbell sulla spalla, andiamo in squat e da questa posizione press. 1, 2, 3, 4, 5. Stessa cosa la facciamo sull'altro lato, aggiustando sempre il nostro elastico. Tre, quattro e cinque. Ora andiamo a iniziare a schematizzare il movimento e portando l'elastico dietro al dorso, overhead, e andiamo giù, affondiamo bene. Manteniamo la posizione almeno 10 secondi, spalla solida, tronco aperto, e faccio la stessa cosa sull'altro braccio. Verticalità, respiro e release. Prima dicevamo che la mobilità toracica è molto importante, in particolare la possibilità del tronco di ruotare. Per cui un esercizio che dobbiamo assolutamente sfruttare è questo. Impugniamo la loop, ci spostiamo lateralmente, ci facciamo tirare dall'elastico e andiamo a fare questo lavoro. Vado, allungo, 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 torno, mi faccio tirare bene. Espiro nella fase di release, inspiro nella tirata, stessa cosa sul lato opposto. La possibilità del caviglia di avere mobilità è un elemento indispensabile, la lavoriamo in quel modo, ma andiamo anche a utilizzare una panchetta, mettendo il piede sopra la panca, ci ancoriamo e portiamo il ginocchio spingendolo in avanti oltre la linea dei piedi. Andiamo a fare un molleggio, quindi lavoriamo in particolare sul muscolo soleo che andrà a creare un release e permetterà al piede di creare una miglior dorsiflessione. Stessa cosa sul lato opposto. E release. Dorso, un altro elemento che deve avere un'ottima mobilità, il foam roller è un attrezzo che abbiamo detto ci serve in questa progressione. Dopo aver rilassato tutto il dorso massaggiandolo avanti e indietro con un peso, andiamo a portare le braccia posteriormente tese, torno su nella fase in cui le braccia salgono, con le gambe spingo e posteriorizzo portando il foam roller in mezzo al dorso, torno giù. E ripeto, e release. Ora prendiamo la nostra loop e la agganciamo questa volta in alto, andiamo a sfruttare la mobilità, infiliamo il braccio così, impugniamo la loop, andiamo in affondo in questo modo e andiamo a giocare sulle rotazioni, non solo sull'anteriorità del tronco, ma sulle rotazioni, che sarà esattamente il movimento che poi richiederà il dumbbell overhead squat. Con la mano aggancio il torace e traziono il costato. Stessa cosa sul lato opposto. Gli erettori spinali sono muscoli che in questo elemento, in questo esercizio, lavoreranno molto per mantenere la schiena verticale. Per cui se avete una ipotonia, fate fatica a mantenere la colonna verticale e lo capite se percepite dei crampi a livello dorsale, vi consiglio di andare a rinforzare questi muscoli. Ora che abbiamo fatto la nostra progressione,
possiamo provare di provare il nostro single dumbbell over squat. Braccio verticale, andiamo in squat e manteniamo la posizione. Il consiglio che vi do è di sfruttare le ginocchia oltre la linea dei piedi e di evitare questo. Cerchiamo di tenere il busto attivo e verticale. Il braccio può indirizzare il movimento e può agevolare la rotazione nel caso in cui dovesse servire. Per cui, come dicevamo prima, se ho possibilità di verticalizzare il braccio, vado e faccio il mio over squat in questo modo, oppure andrò a aprire leggermente, il tronco andrà a ruotare in questo modo. Attiviamo la posizione, respiro, release e ci siamo. Bene ragazzi, ora che avete visto tutta la progressione didattica, un piccolo workout che vi consiglio di inserire per andare a allenare il movimento, perché adesso l'abbiamo sbloccato, abbiamo dato al corpo la possibilità di muoversi attraverso i parametri richiesti da questo elemento che sembra semplice ma è tutt'altro molto complesso. Un esercizio che vi consiglio è questo: Hammam, 10 minuti, andiamo a fare 5 overhead squat, braccio destro, e 5 overhead squat braccio sinistro. Mi raccomando, ricordate di scaricare il PDF con tutti i dettagli dell'allenamento dall'area riservata del sito lescimmie.net. Ricordatevi di iscrivervi al canale e campanella di notifica per non perdervi nessun contenuto delle scimmie. Ragazzi, io vi ringrazio, vi aspetto qua, se avete delle domande scrivetelo nei commenti. Rock and roll!